scrivendo favole. Vendo favole a chi non le capisce, non ne ascolta perché il coraggio se ne origlia qualcuno, sai, si stupisce, non si accorge nemmeno che al di là del suo naso e ancora meno c'è qualcosa di nuovo che non lo commuove. Se denaro suonante non è, che cos'è? Dal nome strano, allucinante magia, è fantasia. Delle mie favole e fino ad ora ne ho venduto soltanto tre. La prima per prova mi disse un mercante di Oriente, fra un mese ti do la risposta. La seconda a un nero mercato dell'Occidente mi disse che forse provava con quella a trovar da mangiare per la povera. La terza, a un ricco ladrone del nord opulento, che con convinzione mi disse, il prezzo non conta, mi strinse allunato e contento, con forza le mani, ripetendo, con ciò fossi matto a non fare fessi.